benvenute nel mio mondo creativo. Oggi io e la mia topina vi presentiamo un tutorial facile e diciamo di servizio, perché andremo a vedere come si può realizzare uno sbieghino. Sì, uno sbieghino fatto da noi, perché è molto utile, perché magari stiamo eseguendo un lavoro, un progetto e vogliamo proprio utilizzare uno dei tessuti stessi, quindi senza dover andare in merceria a cercare uno che magari non è adatto oppure non ci piace, lo possiamo utilizzare molto facilmente da noi. Quindi in seguito vi faccio vedere come si può realizzare, ma soprattutto vi farò vedere come possiamo sostituire questo attrezzo, che è proprio un attrezzo che facilita la piegatura dello sbieco, ma io ne farò uno casalingo. Quindi con questa tecnica potete poi voi farne tanti quanti ne volete per le varie misure. Quindi ci sarà da 2 centimetri, cioè esce fuori uno sbieco da 2 centimetri, ma addirittura da 9 centimetri. Quindi lo potete fare come vi pare. Non ci perdiamo in ciance, accendiamo i motori e subito con il video tutorial. Ciao amiche! Bene amiche, allora eccoci qua per realizzare questo sbiego. Allora, questa tecnica è utile perché possiamo utilizzare uno sbieco che sarà in tinta proprio col lavoro che stiamo eseguendo. Magari in merceria lo dobbiamo adattare, invece qui lo possiamo realizzare proprio con la stessa stoffa del progetto che si sta facendo. Quindi lo andremo subito a vedere. Io vi mostro anche queste attrezzature che servono proprio una volta realizzata la striscia, va inserita qui dentro. Vedete, qui va inserita, le estremità passano qui ai lati e poi uscendo qui scorre il tessuto qui dentro e esce già piegato. Ma in seguito vi farò vedere anche come costruirne uno casalingo, quindi con costo zero. Mettiamo da parte le attrezzature. Abbiamo bisogno di un pezzo di tessuto questo è di 32x32, ma quello che si trova, lo spiego, che si trova in commercio ha poche cuciture, perché diciamo che i tessuti utilizzati dalle aziende hanno dimensioni molto superiori. Però noi ci possiamo anche adattare a uno sbiego fatto in questa maniera. Allora andiamo subito a prendere una riga e tracciamo la diagonale di questo quadrato di stoffa. Quindi non dovremo far altro che da un vertice all'altro, quelli opposti, tracciare la linea, cioè la diagonale. Una volta tracciata la diagonale, non dobbiamo far altro che tagliare Allora, a questo punto noi ci troviamo con un quadrato di tessuto tagliato esattamente sulla diagonale. Non facciamo altro che prendere uno dei due e spostarlo in qua. Quindi questo è il risultato che otterremo. Allora, noi non facciamo altro che mettere dritto
su dritto e andare alla macchina da cucire e fare una cucitura a punto dritto sotto macchina. Effettuata la cucitura, adesso non ci resta altro che aprire sul retro del lavoro, andare ad allargare la cucitura e schiacciarla per bene. Questo è un passaggio molto importante. Prendiamo anche il ferro da stiro e apriamola per bene. Allora, dopo aver fatto questo lavoro, quindi abbiamo fatto la cucitura, abbiamo schiacciato per bene i lembi separati. Ora dobbiamo andare a disegnare delle rette. Quindi noi adesso che cosa dobbiamo fare? Chi ha queste attrezzature, che sono delle squadre per il patchwork, le può utilizzare e il lavoro è più semplice, però vi voglio dimostrare che rimane sempre una cosa semplice anche utilizzando dei semplici righelli e squadre. Allora mettiamo il righello sotto con la parte dietro in modo tale che è più spesso, vedete, rimane più spesso che la parte diciamo dove ci sono le misure. Fate scorrere la squadra e tracciamo una retta. Una volta tracciata questa retta, non dovremo far altro che andare a disegnare dei punti a 3 centimetri e mezzo, quindi andremo con un metro, la semplice squadra che abbiamo appena utilizzato, a 3 centimetri e mezzo andiamo a fare dei segni. Dopodiché dovremo tracciare delle rette parallele a questi segni, quindi rimettiamo la riga su la retta disegnata e facendo scorrere la squadra andiamo a disegnare le rette parallele. Bene, una volta disegnate queste rette, noi andremo a sistemare tutte le linee facendo attenzione a proseguire per bene. Quindi prendiamo già quelle disegnate e proseguiamo il segno. Facciamo così per tutto il tessuto. Una volta disegnate tutte le rette, cosa facciamo? Giriamo il lavoro, quindi ci troviamo il dritto verso di noi e andiamo a piegare riformando un quadrato. Vedete? Abbiamo accoppiato. Allora adesso dovremo andare a fare una cucitura, però non in questa maniera, perché sennò quando andremo a tagliare verranno dei cerchi, ma scaliamo di uno. Quindi cosa facciamo? Vedete le rette che abbiamo preparato? Invece di cucirle accoppiando il tessuto così, le
Vedete? Non va bene. Allora, ne scaliamo uno. Quindi questo pizzo noi invece di fermarlo al primo lo passiamo giù al secondo, facendo sempre combaciare le rette. Andiamo a piegare il tessuto, mettiamo subito gli spilli. E continuiamo così. Ecco, adesso noi andremo alla macchina da cucire e facciamo una cucitura a punto dritto sotto macchina. Eccola qui. Abbiamo effettuato anche questa cucitura e adesso andremo a schiacciare solo così, senza ferro da stiro, perché io purtroppo ho utilizzato una penna cancellabile, quindi mi si andrebbero a cancellare tutte le righe. Ahimè, ahimè. Voi utilizzate una matita e adesso non facciamo altro che andare a tagliare. Vedete? Girando, girando. Bene, amiche, allora ci troviamo a aver tagliato tutto, quindi con questa striscia andiamo a prendere l'attrezzatura adeguata, inseriamo una estremità dentro e con l'aiuto di una forbice andiamo a far scorrere all'interno la striscia stessa. Vedete, esce fuori così. Noi subito con il ferro da stiro cosa facciamo? Andiamo a piegare e mentre scorre l'attrezzatura, noi stiriamo. Mettiamo una clip, così ce lo tieni fermo, perché qui c'è proprio la cucitura. Un ferro da stiro più potente, sicuramente questo è giusto per far vedere a voi i vari passaggi. Ecco qui, questo poi è lo sbieghino che verrà fuori. Quindi si continua a stirare per tutta la lunghezza. Allora io vi consiglio che mentre stirate dall'altra parte con un cartoncino andate ad arrotolare quanto creato in modo tale che si mantiene bene la stiratura. Ecco qui, il nostro sbieghino è pronto. Abbiamo realizzato, vedete in pochi passaggi, uno sbieghino. Adesso però vi voglio far vedere come realizzare un'attrezzatura casalinga. Allora andiamo a recuperare un pezzetto di cartoncino che può essere una scatola della pasta, questo qui delle merendine che c'è all'interno, magari questi cartoncini.
lo apriamo. Ecco, io andrò a utilizzare proprio questo rettangolo qui, quindi vado a tagliare. Poi che cosa faccio? Vado a disegnare. Allora, con una matita andiamo a disegnare. Intanto stabiliamo il centro, che è questo. Vado a disegnare 2 centimetri, quindi dal centro 1 centimetro di qua e 1 di là, 2 centimetri. Disegniamo poi una parallela. Ecco qui, abbiamo disegnato 2 centimetri, poi andiamo su di qualche millimetro e disegniamo un'altra parallela di 2 centimetri a una distanza di circa, no, di circa di 4 centimetri. Disegniamo di nuovo un punto e a quel punto disegniamo sempre i 2 centimetri. Qualche millimetro di distanza, altra parallela di 2 centimetri. Chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo e chiudiamo. Poi con l'aiuto di un taglierino andremo a tagliare questi piccoli rettangoli. Quindi facciamo delle incisioni. Fate attenzione, io ho una base di sughero e carta e lo utilizzo proprio per questi lavori, ma voi fate attenzione, mettete sotto una protezione, o il tappetino, proprio quello. Allora, stacchiamo. Se c'è bisogno di fare una pulizia ai lati, la andiamo a fare. Ci possiamo far anche aiutare dalle forbici. Ecco qua. A questo punto la nostra attrezzatura è pronta. Che si fa? Si prende la striscetta in spiego. Allora, inseriamo al primo. Anzi, prima dobbiamo con le mani già dare la forma delle pieghe, dei due lembi. Poi inseriamo al primo. E lo facciamo riuscire a quello sopra. Poi questo lavoro lo dobbiamo fare aiutando noi i lati dietro, vedete i lembi dietro, e con il ferro da stiro facciamo quello che abbiamo già fatto con quell'altro, con proprio con l'attrezzo, diciamo, giusto. Però vedete, ha la stessa funzionalità. L'unica cosa è che andremo pianino, ma il risultato è lo stesso. Ecco qua. Vedete, rimane. Ah, ma io non ho inquadrato nulla praticamente, scusate. Non è manco una diretta, eppure io mi imbroglio lo stesso. Vedete, tirate, si stira, tirate, stiriamo e si procede così. Guardate, è veramente comodo, costo zero e
potete utilizzare tutte le misure, quindi non siete costretti a dover comprare tante attrezzature, perché con questo sistema voi potete fare veramente sbieghini di ogni dimensione. Questa è l'attrezzatura casalinga che io vi ho proposto. Questo è lo sbieghino che abbiamo fatto prima. E che dirvi? Se questo tutorial, cari amiche, vi è piaciuto, lasciate un like, lasciate un saluto, che a me fa veramente piacere. In tante mi messaggiate in privato e questo mi rende veramente felice, ma se lasciate un commento sotto, mi fate ancora più felice. Perché poi ci sarà anche una bella sorpresa per chi commenta sempre. Farò una sorpresa. Allora io vi abbraccio in una forte strizzata, vi saluto e al prossimo tutorial. Ciao amiche!